In attesa dell'incontro fra la società e coach Vincenzo Esposito per parlare dell'auspicabile prolungamento del rapporto di collaborazione, il tecnico campano si sta godendo una breve e meritatissima pausa. Intanto lunedì sera è stato uno dei più applauditi alla festa di fine stagione dei tifosi biancorossi. Abbiamo detto tante cose in questa lunga stagione, cosa ti rimarrà a te di questa straordinaria annata? Ma al momento tanta stanchezza, questo è sicuro, perché è stata una stagione abbastanza stressante fisicamente e mentalmente, perché sai, quando devi lavorare con un margine di errore molto, molto molto ridotto, devi stare sempre sul pezzo. Però rimane anche tantissima soddisfazione, perché abbiamo fatto un'altra stagione incredibile, per il budget che avevamo, per i ragazzi che avevamo pescato per il roster, quindi è stata una stagione incredibile, due stagioni incredibili, e poi adesso con il passare delle settimane vedremo con calma le cose da fare. C'è tanto tempo avanti, una parte del lavoro non si è mai fermata e comunque non si fermerà, perché per quanto riguarda lo scouting, le valutazioni su giocatori interessanti e sul futuro le faremo sempre, e poi credo che nelle prossime settimane, andando avanti, arriveranno notizie sulle eventuali conferme, gli eventuali cambiamenti, quindi un po' alla volta si avranno news. Due o tre fotografie di questa stagione? Ma credo una bellissima è quella della seconda partita dopo la sconfitta a Cremona in casa con Brindisi. Sembrava che sarebbe dovuta essere una stagione drammatica, sconfitta brutta, infortunio di Tornatore alla prima Cremona, partenza da incubo con Brindisi dopo 5 minuti sotto di 15-16 punti, e invece poi abbiamo ribaltato tutto, e dalla vittoria con Brindisi poi abbiamo effettuato un certo tipo di percorso molto valido. E probabilmente anche la vittoria in casa con Milano, arrivata dopo 4 sconfitte consecutive. Noi quest'anno non eravamo, fino alla vittoria con Milano in casa, non avevamo mai perso più di 2 partite consecutive, e quindi non sapevamo quale poteva essere la reazione dopo 4 sconfitte consecutive. Invece è arrivata proprio una reazione clamorosa con la vittoria con Milano, che poi ci è, diciamo così, non costata, è servita ad avere di nuovo altre 4 vittorie consecutive, che ci ha fatto raggiungere il treno dei playoff. Queste credo forse sono state le due partite o le due reazioni clamorose che hanno dato anche un'idea, una fotografia ben precisa di che tipo di squadra era questa. Una squadra che ci credeva sempre, che non mollava mai e che in casa ha dato il 150%, fuori casa il 120%, in casa il 150%.